Ma bentornati o benvenuti se siete nuovi in questo canale, in quel caso vi invito a iscrivervi. Oggi non parliamo di un film, ma andiamo in viaggio. È Pasqua, quindi auguri a tutti. E buonanotte. Qua c'è Giulia. Voglio un po' tornare alle mie vecchie origini, voglio un po' vloggare questi due giorni. Passeremo Pasqua, sia io che Giulia, oggi a Bologna, domani a Ravenna. Mangeremo un sacco di cose, faremo un sacco di cose. Bologna, città che io già conosco, Ravenna no, lei invece le conosce entrambi. Quindi voglio un po' provare a vloggare, vedere se sono ancora capace di farlo. Siamo arrivati a Bologna, il tempo ci ha colto un po' in maniera uggiosa, non bellissima, però diciamo che questo pomeriggio dovrebbe migliorare. Adesso la missione è chiamare quello del B&B per capire se ci fa anticipare il check-in, perché stare in giro per Bologna con le valigie non è il massimo. Questo è il nostro B&B, sono diverse camere, qua ci sono io. Questa, la colomba, è la nostra stanza perché ci accoglie un bellissimo quadro, molto sobrio, con una tetta. Però è canale elettrica. Poi c'è Giulia. Breve room tour. Si entra, qua c'è il letto, una cucina non utilizzabile, però lì abbiamo delle cialde del caffè che per domani mattina sono top e dei biscotti che vabbè. Una televisione non male, si vede Giulia, è sempre la tetta della donna lì. Qua questo affaccio in questo giardinetto, che devo dire la verità, niente male. Poi si va nel bagno, luci tutti a sensore, sono sempre io. Una doccia, niente male, tutti gli essenziali. L'unico problema è che non abbiamo capito come si accende quello lì, perché manca il telecomando. Prenderò lei in braccio e la farò accendere col ditino. Check-in fatto, stanza non male, dai. Dai, per normale, una notte, vabbè. Normale, esatto, per una notte. E adesso ci godiamo Bologna. E poi, camminando, totalmente random, troviamo un parchetto. Parco non male. Montagnola, precisamente. E poi abbiamo visto che ci sono bancarelle, cose di mangiare. Io dove annuso cibo vado. Tutte bancarelle, ma anche tutto di là, là sotto, piene di cibo tipico di praticamente tutto il mondo. C'è la Sicilia, la Campania, il resto d'Italia, il resto del mondo. Ho famissima, sto resistendo solo perché fra un'ora andiamo a mangiare in un posto molto buono, altrimenti credo mi sarei divorato qualsiasi stand qui presente. Noi pensavamo di trovare tipo tutto chiuso, che comunque è Pasqua. Invece è tutto aperto, è super viva la città. Ma quanto imponente questa piazza, quanto, quanto. Ma poi questa luce che c'è, un po' velatino con le nuvole, questa fame che ammonta, gli artisti di strada, l'aria di festa, tutto meraviglioso. Perché non si può vivere ogni giorno così e si deve lavorare, stancarsi? No, sempre una vita in vacanza, sarebbe, no? Secondo me la chiave della felicità, forse anche della povertà, ma dettagli. Se è vera la formula che si ritorna dove si è stati bene, noi l'altra volta quando siamo venuti a Bologna siamo già venuti, non ho vloggato niente, abbiamo mangiato in questo posto, si chiama Buca San Petronio, ci siamo trovati benissimo e quindi l'abbiamo riscelto. Qua c'è una Giulia selvatica pronta ad azzannare qualsiasi cosa sia cibo. Assolutamente sì. Intanto è arrivato il pane e questa cosa a noi non dispiace. Tra l'altro, abituato al pane senza sale ormai toscano, quando vado in questi posti e trovo il pane che invece è col sale, sono doppiamente felice. Poi io amo il pane. Buona Pasqua. Ho fatto questa clip come se il pane fosse un'esplosione di sapori, ma in realtà è normalissimo pane, però è buono e croccante. Iniziamo in bellezza, direi, con un bel taglierone di salumi. Non so da cosa iniziare prima, quindi farò un assaggio solo random e un altro lo faccio fare a Giulia. Proviamo questa mortadella, Bologna mortadella. Buona? Io poi ho un problema con tutto ciò che è salumi, cose che infatti adesso non escludo che metterò dei salumi qua dentro. Mamma mia, abbiamo cominciato proprio nel migliore dei modi. Giulia invece è amante dei formaggi. Non so assolutamente che tipo di formaggio sia. Non fa niente. Qua c'è una specie di cremina proprio latina. Descrivicelo. Allora, questa è una salsina di cipolle, buonissima. Il formaggio è molto delicato. Ottimo. Buon appetito e auguri, buona Pasqua. Auguri. A Bologna, patria di Lucio Dalla, bottoni alla Lucio Dalla. Che tipo funghi, salsicce e qualcosa. Qua invece abbiamo dei tagliatelle al ragù e un Adriano pronto a buttarsi sul cibo in modo così, senza ritegno proprio. Ti ricordi com'erano questi bottoni che c'era dentro? Tipo salsiccia, panna. Molto delicato come sapore. Si sentono molto i funghi e pochissima salsiccia, ma forse perché non ho beccato il pezzo di salsiccia. Però molto molto buoni, veramente buoni.
E poi non potevamo finire nel migliore dei modi con una cheesecake, grande classico di quando vado a pranzo fuori. Vabbè, ciò che amo di più della cheesecake è il crunch sopra. Buono. Avete presente tipo la pizza coi funghi? Non c'entra niente, è tutto un altro sapore. Voto a questo pranzo di Pasqua. 8 più, sono satolla. Sì, secondo me anche un bel 8 e mezzo. Posto confermato, buonissimo. Ci torneremo sicuramente perché veramente Bologna è dietro casa ormai. E niente, adesso facciamo una camminata digerente, esatto. Ci godiamo un po' Bologna, andiamo un po' in giro. Sono sazio, sono veramente sazio. Pensavo di non dire mai io questa frase, invece anch'io posso provare il senso della sazietà. La cosa bella di girare random per le città, soprattutto per queste piccole che ti puoi permettere di girarle tutte a piedi, è proprio che trovi questi posti poi. Questa è una chiesa che ha un chiostro qua, ma anche dentro è tipo stupenda. Felicissimo di esserci, cioè bellissimo. Poi noi siamo sempre attirati dalle chiese perché c'è storia dentro, ma questa veramente è una gran sorpresa. Bello, bello, bello. A quanto pare tipo questa è la riproduzione del sepolcro di Gesù a Gerusalemme, e nonché adesso è la tomba di San Petronio. Io chiedo alla regia fuori perché non mi ricordavo assolutamente io i nomi, ho un bruttissimo rapporto. Ecco, se mi dicessero che Paolo Sorrentino ha girato un film, una parte di un film qua dentro, non mi stupirebbe. È proprio una location alla Paolo Sorrentino. Siamo tornati un po' in stanza, breve pausa abbacchiamento post pranzo di Pasqua, ma cosa importante che io ancora non ho fatto è il test letto. Chissà com'è questo letto. Quindi adesso mi lancerò, mi fionderò dietro e vediamo. Beh, non male, non male. Devo dire, ho provato letti più comodi, tipo quello di casa mia, ma anche letti più scomodi. Ci vediamo dopo. Sembra non sia passato per niente del tempo perché io sono identico a prima, però io abbiamo la prova perché lei si è cambiata. Ha dormito. E ha pure dormito. È passata circa mezz'oretta, adesso siamo pronti e scattanti, guardate la sua faccia scattante, per tornare a conquistare Bologna. Io l'avevo detto che non ci sono abituato e mi sarei dimenticato, infatti mi sono dimenticato di vloggare. Abbiamo mangiato tipico, abbiamo mangiato delle tigelle con salumi, formaggi tipici di qua, insomma il cibo non manca mai. Non ho una testimonianza, quindi fidatevi sulla parola. Ora passeggiata sempre digerente, andiamo verso il B&B. Di chiunque sia io stimo, lo vorrei per andare in giro per l'Italia e per il mondo. Lo vorrei. Adesso si va dritta al B&B, pronti per altre 2 giornate piene di Emilia Romagna. Domani ancora un po' di Bologna, poi ci si sposta a Ravenna. Dai!